Ma un immobile che mi è stato donato può essere rivenduto ad una terza persona? Ci possono essere delle problematiche nella commercialità di questi beni? Ne parliamo oggi con Simone Stevani. Ciao a tutti e benvenuti nei nostri canali, io sono Simone Stevani, educatore e consulente finanziario per le imprese. Seguimi per capire come rendere più efficienti i processi decisionali in azienda e raggiungere l'equilibrio perfetto tra profitto aziendale e serenità finanziaria personale. Benvenuto o benvenuta, io sono Salvatore Cameli, avvocato tributarista, fondatore di Fortax, autore del rischio fiscale in azienda e dal 2007 aiuto CFO, manager e imprenditori a risolvere complesse verifiche fiscali e avvisi di accertamento annullando o riducendo in modo considerevole il debito tributario. Come abbiamo visto nei video precedenti, esistono varie tipologie di donazioni e la peculiarità di questo contratto è la gratuità dello stesso per il beneficiario. Ovviamente, nonostante la donazione sia un atto gratuito, può essere insidioso e comportare dei rischi nel caso in cui il beneficiario voglia alienare il bene donato e parimenti in caso di acquisto da parte di terzi di un bene oggetto di donazione. Queste problematiche ineriscono alla cosiddetta commerciabilità dei beni donati, il cui trasferimento può essere messo in discussione nel caso, ad esempio, di impugnazione della donazione o di revoca della stessa. I predetti rischi rilevano anche nel caso in cui il bene donato voglia essere posto come garanzia di un mutuo ipotecario, in quanto la banca potrebbe non concedere il mutuo proprio perché il bene donato potrebbe rivelarsi una garanzia non efficace nel caso di una potenziale contestazione della donazione e conseguente riduzione della stessa. Quindi, Salvo, incominciamo ad analizzare queste problematiche. In primo luogo può capitare la contestazione della donazione da parte degli eredi del donante defunto per lesione della quota legittima, giusto? Se il donante ha effettuato una donazione il cui valore eccede la quota di cui poteva disporre, in altre parole, come spiegato in altri video, ha superato con la donazione la quota di legittima e in questo modo gli altri eredi vedranno ridursi la quota a loro disposizione. Gli eredi non possono rinunciare a questo diritto finché quindi vive il donante, né con una dichiarazione espressa né acconsentendo alla donazione. Il tutto dovrà essere fatto aspettando quindi la morte del donante. Non è quindi possibile una rinuncia preventiva all'azione di riduzione in quanto non si è ancora diventati eredi, cioè non si può fare finché il donante è sostanzialmente in vita. Quindi cosa succede, Simone, se gli eredi effettuano l'azione di riduzione sulla donazione effettuata e l'immobile o i beni donati sono in mano ancora al donatario? Se a seguito dell'azione di riduzione della donazione devono essere restituiti degli immobili, questi sono liberi da peso o ipoteca di cui può averli gravati il beneficiario della donazione. È importante considerare però che i pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione. In questo caso il beneficiario della donazione dovrà compensare in denaro gli eredi in relazione al minor valore dei beni purché la domanda sia stata proposta entro 10 anni dall'apertura della successione. Comunque, dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari, un'eventuale lite ereditaria tra gli eredi del donante non impedisce ai beni donati di circolare. E allora cosa succede nel caso in cui gli eredi effettuano l'azione di riduzione sulla donazione effettuata e l'immobile o i beni donati sono stati alienati a terze persone? In caso di riduzione della donazione, se gli immobili donati sono stati alienati a terzi e non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, l'erede legittimo può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili. Nel rispetto di questo termine può essere richiesta anche la restituzione dei beni immobili oggetto della donazione, fatti salvi gli effetti del possesso in buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituzione dei beni donati pagando l'equivalente in denaro. Quindi per questo motivo le banche esprimono molte perplessità a stipulare mutui con ipoteche su immobili oggetto di donazioni. Il rischio che l'acquirente possa restituire il bene agli eredi legittimi non è proprio un qualcosa di remoto. Simone, quali problematiche possono essere determinate dalla revoca della donazione? La donazione potrebbe anche essere revocata dal donante, l'abbiamo già visto nei video precedenti, per sopravvenienza dei figli o per ingratitudine. Se la donazione viene revocata, accade che il donatario deve restituire i beni in natura e i relativi frutti a partire dal giorno della domanda di revocazione.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore relativo ai frutti a partire dal giorno della domanda di revocazione. Non sono pregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della domanda di revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli, fatti salvi gli effetti di trascrizione della domanda di revocazione. Se il donatario invece, prima della trascrizione della domanda di revocazione, ha costituito diritti reali sui beni donati che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante in relazione a tale diminuzione di valore. E infine, però, salvo, troviamo anche la famosa risoluzione per mutuo dissenso. Che cos'è? Considerate le problematiche di cui abbiamo appena parlato, le parti potrebbero decidere di risolvere anche il contratto di donazione. La normativa stabilisce a questo riguardo che il contratto può essere risolto appunto per mutuo consenso per le cause che vengono ammesse dalla legge. Su questo tema la Corte di Cassazione ha specificato che la risoluzione per mutuo dissenso del contratto di donazione pone nel nulla gli effetti della donazione dalla data in cui fu stipulato il relativo contratto. Occorre sempre un atto formale e solenne però davanti a un notaio per entrambi le parti in modo che queste possano manifestare la volontà di risolvere appunto la donazione. Quindi il contratto di mutuo dissenso non costituisce una nuova alienazione ma pone di fatto un po' nel nulla l'atto di donazione originario con effetti retroattivi. In questo caso che cosa vuol dire? Che non è stato determinato alcun effetto traslativo, ossia il ritrasferimento dell'immobile dal donatario al donante. Oltre alla risoluzione per mutuo dissenso, però, per il terzo acquirente di un bene donato al fine di evitare di aspettare appunto le calende greche affinché gli eredi legittimi non esperiscano tale azione, come può ridurre o azzerare questa rischiosità? Ovviamente i rimedi sono essenzialmente due. Uno, la rinuncia da parte dei legittimari all'azione di riduzione verso quel determinato bene una volta che sarà morto il donante. In secondo luogo, stipula per il donatario che vende l'immobile di un'apposita polizza che indennizzi il terzo acquirente qualora il legittimario vittorioso contro il donatario venditore abbia diritto alla restituzione del bene. Ovviamente, se ti è piaciuto questo video, metti un like, iscrivetevi ai nostri canali e per approfondire queste tematiche anche molto complesse, non esitate a contattarci. Trovate i nostri riferimenti qui sotto. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!